Per sentire lo slancio e l'appoggio usiamo una marcia a tutti nota, interrompendola a un certo punto. Che succede? Ci manca l'appoggio. Tutto il plotone sarebbe rimasto con un piede per aria e avrebbe perduto l'equilibrio. Se la suoniamo invece così. O così. Non avendola interrotta sullo slancio, ci sentiamo appoggiati. Battete le mani ogni volta che sentirete questo appoggio musicale. Pronti? Ora continuate a battere le mani al momento giusto, ma dite allo stesso tempo 1. Adesso provate a camminare seguendo la marcia e partendo sull'appoggio principale col piede destro. È sempre il piede destro che cade con l'uno, vero? Avete visto che in realtà per ogni uno che cantate fate quattro passi. Diamo un numero ai passi che seguono. I passi che si compiono dentro una battuta sono i tempi. E così avete imparato la battuta della marcia, che consta di quattro tempi ed è perciò una battuta binaria pari. Se fisso il metronomo a 120, il tempo generale della marcia, ossia la velocità, è quello giusto. Facciamo fare una battuta al metronomo solo. Se invece lo fisso a 200, per esempio, la marcia sarà più veloce. Se lo fisso a 50, sarà più lenta. Ma comunque, non essendo variato altro che il tempo, voi riconoscete perfettamente il motivo. Vogliamo vedere che succede se suono una nota per ogni colpo? Che non va. Il motivo non si riconosce più perché abbiamo variato il ritmo. Ciò significa che il tempo è una cosa e il ritmo un'altra.